Voglio fare un appello alla Toscana, a tutte le categorie, alle forze sociali, ai comuni, alle province, perché esprimo la protesta contro il taglio che è stato fatto sul decreto per le energie rinnovabili. Sono 120.000 le persone che in Italia sono a rischio, in Toscana c'è una situazione come la ISI che doveva ripartire. C'è la Paolo Evanne che è un'industria avanzatissima, è una cialtroneria, è uno stato inaffidabile quello che si comporta così. Io protesto e intendo mobilitarmi. Gli effetti sono devastanti non solo su chi produce pannelli solari, ma addirittura mi è arrivata una lettera dall'agricoltura. Un cittadino, un operatore agricolo, un contadino di Campiglia mi scrive che regolarmente ha abbattuto due capannoni per costruirne di nuovi, quindi regolare sotto il profilo del terreno, dell'impatto, chiedendo un mutuo per 555.000 euro. Adesso questo mutuo ce l'ha, ma gli sono venuti meno i contratti che aveva fatto appunto per poter finanziare con il fotovoltaico questo intervento importante sotto il profilo ambientale. Noi credo che dobbiamo mobilitarci, categorie, istituzioni, cittadini, perché il decreto sia rivisto e perché questo settore che dà lavoro anche in Toscana a decine di migliaia di persone, pensiamo oltre alle grandi imprese anche tutto il settore degli installatori, gli artigiani, le partite IVA che lavorano in questo ambito. Noi siamo per la green economy, dietro a questo decreto che annulla i benefici per le energie rinnovabili ci sono le lobby del nucleare, del gas e del petrolio. Bisogna combattere perché gli incentivi siano ristabiliti. È un problema di lavoro ed è anche un problema di ambiente e di energia pulita.